to this man. Ah, that's the 1-2 punch. Too good. Didn't do enough with the volley and pays the price. Well, that's something new from Federer. Missed by the proverbial whistle. Dismissive box. Wow, that's a great shot. Arise. Antic did what you Antic claps his opponent. I guess not. 6-4, 6-4, 6-4. The best player in the world playing at his best is always a joy to behold. Supreme, sublime, superb. That's Roger Federer. Oh, oh, oh. Sai, mi sembra anche che questo rimbalzo che...
ancora il passante di rovescio di Federer. No, mamma mia, ma ti ho detto, oggi siamo alle prodezze balistiche. Problematiche che ti pone, che sono difficili da risolvere. Guarda, cioè, ha lasciato andare un passante di dritto a una velocità pazzesca. Micidiale. E poi... Ma come gioca questo signore qua? Ma perché tutto a lui? Fronte al muro, insomma, perdono tutti, eh? Lo so. Comunque è la seconda volta nella partita che Bjorkman va ai vantaggi sul servizio di Federer, che chiude la partita senza mai concedere neanche una palla break. Direi che questo è un numero significativo, insieme al 6-2, 6-0, 6-2 che rappresenta il punteggio finale, e allora i 17 minuti con cui questo straordinario campione si qualifica per la quarta finale consecutiva sull'erba di Wimbledon e diventa... Because this was a magnificent forehand from Federer. Federer leads 2-0, first set. That's a... Mm-hmm. 15-0. Well, it was a good serve. He gets a short reply and just... Absolutely amazing. A beautiful backhand passing shot here. Nadal doing his best to get in. Maybe not. Stretch that. God, it's tremendous. And he turns straight up to...
Oh, what they do. I mean, you could obviously think he probably was. Such is the quality of his strike. Easy to run around second serve on a left-handed. Slam triumph for Federer. Not even Rafa can stop Roger's reign.